Benvenuti a questa nuova puntata stagione 2024 di Freshwater Mania, passione bolognese. Sempre con Jacopo Falzini, inverno sul fiume. Jacopo, siamo qui sul Serchio, una giornata che non sappiamo ancora come interpretare, però insomma, siamo venuti a tentare l'impresa di prendere dei pesci a bolognese alla passata, diciamo, in un periodo non proprio semplice. Sì, e oltretutto anche diciamo in un posto che non conosciamo, perché comunque la prima volta che veniamo e se abbiamo costeggiato tutto il fiume, e di solito nel periodo invernale conviene più cercare delle piane con acqua un pochino più profonda, magari non ferma, però un pochino più lenta, per cercare di fare qualche bella cattura. Le prede che cercheremo di insidiare probabilmente saranno barbie, principalmente qualche carpa, cavedano. Quali sono i primi suggerimenti, diciamo, di approccio che, vedendo la situazione così, ti senti di interpretare? Allora, innanzitutto c'è da valutare bene come si sta facendo noi, e si è fatto un po' noi anche il posto. Siamo arrivati dall'alto, dalla strada all'alto, si vedeva comunque che questa piana è abbastanza ampia, parte con una corrente abbastanza veloce, in acqua bassa ci sarà circa un metro e mezzo d'acqua massimo, per poi piano col fiume un pochino più stretto, per poi dopo allargarsi a ridosso della curva, dove trova dall'altra parte del fiume dei massi, dove praticamente c'è la buca, c'è, diciamo, lo scalino, il gradino, che comunque non è regolare come fondo, quindi si parte da un fondale di un metro e mezzo in corrente veloce, per arrivare poi dopo a arrivare nella buca più profonda, che inizia la profondità, che piano piano degrada fino a 2,5 metri, 3 metri, si riaffonda verso 5 metri circa, e poi dopo piano piano risale e fa lo sfioratoio a fine passata, dove praticamente l'acqua rialza e riparte la corrente di nuovo. Ecco. Probabilmente ora il pesce è un po' più fermo, è più facile trovarlo nell'acqua un po' più profonda. Un consiglio che posso dare è molto importante per poter pescare in queste condizioni, quindi io penso si partirà su 3,5 metri, 4, per arrivare a 5,20 e poi ritornare sui 3,5 metri, bisogna fare una lenza, una piombatura molto aperta con un bel finale. Sicuramente il galleggiante passerà in una zona dove anche più di metà della piombatura può darsi anche i tocchi sul fondo, per poi dopo magari lasciare andare il galleggiante più libero quando si arriva sul punto di maggiore profondità, e di riniziare a trattenere dove poi dopo la piana risale e si va verso l'acqua più bassa. Allora, ora andiamo a vedere nei dettagli quella che è la montatura, l'attrezzatura che utilizzeremo, come sempre seguendo i preziosi consigli del nostro Jacopo. Potete vedere la piombatura, è come vi dicevo io, è una piombatura abbastanza aperta, fatta soltanto di pallini, montato un galleggiante da 3 grammi. La piombatura è circa in 1 metro, con i pallini più concentrati e più grandi in alto, e piano piano arrivando verso la parte, diciamo, del terminale, piano piano ho allargato i pallini e li ho messi sempre più piccolini, fino ad arrivare, diciamo, all'ultimo sull'asola, che è del numero 10. Ho partito con 2 pallini del 10, 2 del 9, 3 dell'8, 3 del 7, per arrivare a chiudere la piombatura in alto con dei pallini del 3. Come terminale di partenza ho utilizzato uno 0.14.8 del Seacall Match, con un amo o del VB 801, o come in questo caso qui l'NK 800.
Vorrei partire cercando magari dei pesci d'Italia, poi se vedo che durante la pescata c'è da calare un po' il filo per cercare anche qualche cavedano, magari con questa canna qui siamo sempre in tempo a poterlo sostituire e non aver bisogno di cambiare canna. Pescando con la T8000, la Fiume VRT 8000, è una canna leggera, bilanciata, con un'azione molto pronta di punta, è ideale per pescare in condizioni del genere, quindi con galleggianti fino a 7, 8, 10 grammi ci si pesca benissimo proprio in passata e quando c'è da utilizzare terminali medio sottili. Francesco invece pescherà con la Fiume S31 di 7 metri, una canna più potente, una canna più rigida sul fusto e comunque anche sulla parte centrale e resta dolce comunque la vetta e il portacima che si articolano benissimo con una bellissima curvatura al resto della canna. La Fiume S31 c'è la possibilità di pescare anche con dei fili un po' più sostenuti e se uno trova dei pesci d'Italia di intraprendere dei compartimenti diciamo con più sicurezza magari quando ci sono degli ostacoli, se c'è da forzare un po' più il pesce. Però d'inverno magari non abbiamo bisogno, pescando una piana così che non ci dovrebbero essere grandi problemi di fondale, a meno che non ci sia qualche buca dall'altra parte sotto diciamo la parete a picco, abbiamo la possibilità di giostrare anche dei pesci importanti con canne diciamo un pochino più light e di fare girare il pesce nella piana senza problemi o paure si possa inerbare o andare sotto qualche sasso. Come galleggiante ho montato un hybrid river da 3 grammi, è un galleggiante a filo passante laterale, molto molto robusto, con un'antenna bella visibile, di plastica vuota, al cui interno comunque c'è un supporto ed un rinforzo della deriva in fibra di vetro. È ideale proprio per questi tipi di pesca e questa serie qui è proprio stata fatta anche per i pescatori del fiume e infatti arriva a questa serie, parte da 0,30 e arriva fino a 6 grammi. Sembra incredibile, alla seconda passata è già partito il galleggiante con un bel pesce. Sembra neanche vero, a pensare siamo a febbraio, però come potete vedere siamo in acqua con gli waters e non è che... Olè. Ecco il primo barbo di questa battuta. Complimenti Jacopo. Grazie. Non è facile poter pescare su un fondale omogeneo, anzi non si pesca su un fondale omogeneo, per questo ho fatto una piombatura molto aperta perché magari in dei punti pesco appoggiata anche 3-4 pallini e in dei punti a valle dove c'è più acqua magari pesco appoggiato soltanto mezzo finale. Quindi stavo facendo le prime passate proprio per vedere un attimino che tipo di fondale si presentava nella piana e per fortuna insieme al fondale si è presentato anche lui. Poi dopo si rilascia anche il pesce. Certo. Insomma Francesco, un bel inizio. Come fammi venire anche a me, Dai. Eh?
qua. Dà delle belle testate. Sì. Sì, sì, dà proprio delle gran belle testate. Vediamo un po'. Olè, come era prevedibile, i suggerimenti di Jacopo non potevano produrre un effetto positivo. È un bel valore aggiunto essere a pescare con Jacopo, eh? È come avere l'enciclopedia della pesca a portata di mano. Pesce, è già venuto qui. Serve collaborazione? No, no, ancora no, però pensavo fosse un pesciolino. Invece è un pesce bello. Pesce, pesce, pesce. Comunque l'ho preso laggiù dove l'ha preso te, eh. È anche bello, si pesca pesci a più di 20 metri l'ho attaccato questo. Non grosso, grosso, però pescato con la T8000 e poi oggi ho anche il filo del 14-8. Quindi insomma un bel filo, me la godo proprio. Comunque con questa canna qui a pescare in questi posti qui tu ci potresti pescare 24 ore davvero, giorno, notte. Dai, io sono già contentissimo perché onestamente di febbraio non credevo che dopo mezz'ora di pesca il pesce rispondesse in questa maniera. Ma poi belli, eh. Poi guarderebbe pesci, sì. Ancora vedo non c'hanno i tubercolini della frega, ancora non sono entrati in frega. Percettibile, eh? Questo prende filo. Le testate, come si vede sulla S31 sulla vetta, non manca. Quanta lenza sta prendendo? Piccola ma divertente. Cerchiamo di non fargli fare troppo casino là. Eccola qua. Una reginetta del cerchio. Eia. Sì, eh. Questa innassa, così facciamo un release a fine sessione. Devo cambiare montatura. Ha lanciato la sfida? Sì, sì, mi ha lanciato la sfida. Ora. Mai sfidare Jacopo Falzini. Mai sfidare un capitano da 2 kg.
mi tocca cambiare tutto, rifaccio una lenza, cambio anche canna, così pesco anche con la T6000 oggi, guarda. Le provo tutte e due, ammonto con un galleggiante da 1,5 grammi, metti il filo più fine in bobina, via, cambio. Siamo rimessi in pesca con la T6000 con filo più sottile, ho bobinato un 12,5 e ho messo un finale del 9 e ho messo un amo del VB400 del 23. Voglio provare a calare in questa maniera qui per vedere se riesco a prendere un bel cavedano. Allora, pesce se alla mano, se è un cavedano non lo so. Francesco, questo è forse quello. Eh? È quello che mi ha fatto montare la lenza o dice un barbo? Che sensazioni c'hai? Ma non tira come quelli di prima, non è un... se è un barbo non è grosso. Guardiamo chi ha lanciato la sfida. Era quello di prima, Jacopo. Cavedano? Sì. Bello, aspetta, arrivo. Allora ci sono anche loro. La. L'hai lanciata la sfida al Falzini e l'hai persa. Grande, Jacopo. Bel pesce. Perché bello. Barbi belli ci sono, ma sempre un bel cavedano. Bellissimo. Sì, è. Gran pesce. Si mette insieme agli altri, poi dopo si liberano tutti insieme. Igor? Questo non è un cavedano, poi ha fatto una bella partenza però, eh. Eccolo, no, più bello, sì. Sì. Comunque, bella taglia. Guarda qua, lo vedi? Agganciato per un barbiglio del barbo. Figlio l'altra canna, eh?
Eccolo. E fa questa pesca la S31 è veramente una canna. Bello. No, in realtà è più piccino. Comunque sempre un pesce divertente. No, no, è più piccolo, è più piccolo. Allora, vediamo di slamarlo per bene. Anche questo in nassa e facciamo il release dopo. Pesciolottino. Jacopo, oggi non ci siamo fatti mancare nulla, eh? No. Ora me la godo proprio, eh. Eh? Ora me la godo proprio questa canna. Oh vai. E io ti guardo, come si direbbe, randello in canna. Quello strano, vedi? Con la bocca particolare, strana. Sì. Però un bel strano. Pesce. Aspetta, lo figlio mio. Madonna, è bocca strana. Ma stranissimo. Oh, che pesce. Questo fa vedere. Questo per me, speriamo l'abbia slamato male al piccino, perché se no ha tamponato questo. Non è andato dai dentista. Però essere deforme non li ha... No, no, creato dei problemi per crescere, no, e per mangiare. No, ha mangiato uguale. Guarda qua che lavoro. Jacopo, alla fine è venuta fuori una pescata oggi, sì, a febbraio. Davvero. Che non avremmo immaginato. Ora la vedremo, però insomma. E da ringraziare anche Igli. È vero, il nostro Igli, sì, ci ha dato alcune dritte che, sì, si sono rivelate fondamentali. Si era già notato questo posto qui, diciamo, inverno così, oltretutto con l'acqua chiara così, il pesce era nella piana, nell'acqua più fonda. E quello insomma si pensava, e ci aveva un po' anche detto Igli, perché era venuto a pescare a feeder, si è confermato anche con la bolognese, poi qui ci sono presi nell'acqua più profonda. Per me è un'esperienza inaspettata, perché non pensavo che si potesse prendere così tanti pesci, diciamo a febbraio, perché comunque insomma... Ancora è freddo. Ancora è freddo. I piedi se ne sono, sì, accorti. Poi insomma c'è anche l'acqua di neve, perché comunque con questo caldo la neve si è sciolta, anche se la temperatura fuori è alta, ma l'acqua è bella ghiaccia. Bene, facciamo un bel release, ragazzi. Che dirvi? Con queste ultime immagini noi non possiamo che darvi appuntamento alla prossima puntata di Freshwater Mania. Insieme a Jacopo vedremo che tipo di nuova avventura affrontare, sempre per cercare di divertirci e farvi divertire. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao, un saluto. Fammi mettere anch'io qui, sto così. Così, così, diciamo anziani, oramai. Sei? Sì. Di cibo, di. Il fluoroharmony Seahole Match, che comunque si va dopo a... Alla fine! Bella padella, anzi no padella, si è slamato, porca miseria, eh sì.